quale secondo te è l'aspetto più importante dei lavori di ricerca che hai fatto sull'RPE? Allora, e secondo te quali sono le domande che noi preparatori dobbiamo fare al nostro atleta per avere la valutazione più corretta possibile e fare poi una raccolta dati accurata da quel punto di vista lì? Che so Sì, che è allora, l'aspetto con cui, su cui abbiamo già certo. dibattuto io e te spesso, perché Sì, era. allora, noi abbiamo, se tu guardi le mie pubblicazioni, in realtà sull'RPE ho pubblicato relativamente poco, cioè una volta che abbiamo validato il metodo e fatto alcuni studi di tipo più metodologico, capire quando e come applicarlo, per me la cosa era un po' chiusa. Come ti dicevo, io salto un po' a destra e a sinistra. Fai conto che nel 50% degli studi pubblicati mi è stata chiesta una mano per collaborare, però non l'ho fatto perché non mi interessava più. Cioè, una volta che ho trovato le mie risposte, se mi soddisfano, per me la questione è chiusa. Io sull'RPE in realtà l'abbiamo sviluppato, il metodo l'abbiamo sviluppato, abbiamo cercato di capire se fosse valido anche nei sport di squadra, per dare una mano a coloro che non avevano strumenti, fondamentalmente, perché avevamo degli amici preparatori che ci dicevano: sì, però la società non mi compra un cardiofrequenzimetro, non mi compra questo, non ho, il massimo che posso avere è un cronometro, che non è neanche male, secondo me, avere un cronometro, però per monitorare il carico più diciamo cardiocircolatorio, non ho strumenti. E siccome noi usavamo anche l'RPE, oltre che potenza e frequenza con i ciclisti, pensiamo di verificare la validità del metodo su sport, su attività di tipo intermittente, sport di squadra. E quello fu il primo studio, poi nel 2000, l'abbiamo pubblicato nel 2005-2006, non mi ricordo bene, però abbiamo iniziato a lavorarci intorno al 2002-2003. Ed è uno strumento che ti permette di avere una misura che è legata a misure basate sulla frequenza cardiaca. Quindi questo vuol dire che l'RPE, per come l'abbiamo validata noi, era una misura valida di carico cardiocircolatorio. Poi in un altro studio abbiamo visto che era anche correlato diciamo, ad aspetti più anaerobici, quindi se combini l'aspetto più aerobico e anaerobico, spiega di più la percezione dello sforzo. Però dico questo perché questo un po' identifica l'ambito in cui l'abbiamo validato, che è semplicemente quello dello stimolo cardiocircolatorio, chiamiamolo oggi, si usa il termine allenamento metabolico, chiamatelo come volete, però era quello l'ambito. Chiaramente poi alcune discussioni sono sorte sul fatto che sugli aspetti neuromuscolari magari non riflette bene. In realtà sì, cioè, mi sembra anche banale, è ovvio che non c'è uno strumento che riflette tutto, che riflette tutti i sistemi. Ogni sistema avrebbe bisogno in teoria del suo metodo di misurazione. Se a uno interessa avere delle indicazioni sul carico cardiocircolatorio e soprattutto su come viene percepito quel carico, allora, secondo me l'RPE è uno strumento che può essere utile. Noi abbiamo validato il session RPE e il metodo di Foster, che vuol dire moltiplicare l'RPE per la durata, per avere questo indice globale, che è un indice globale. Però, per dire, personalmente non ho mai guardato solo il valore combinato, ho sempre guardato il dato di RPE e la durata anche in modo separato. Poi dipende anche lì dalle attività, perché se hai attività in cui, tipo, ad esempio, gli sport di squadra, ti alleni sempre 2 ore al giorno, che quello è la durata standard, si puoi anche moltiplicare, però se già guardi solo l'andamento dell'RPE senza anche moltiplicare la durata, già comunque delle indicazioni. E poi non ho mai guardato i numeri senza pensare all'allenamento. Lo specifico perché per me, avendo anche allenato, era abbastanza scontato. Invece noto che oggi molti guardano i numeri senza ragionare su che cosa ha fatto l'atleta o il giocatore. Cioè,
tu puoi avere lo stesso carico percepito generato con esercitazioni completamente diverse. Quindi è chiaro che tu devi analizzare la risposta percettiva in funzione anche di quello che hanno fatto. Non c'è un numero unico, devi avere un'idea, devi avere un quadro generale, hai la percezione, hai, puoi avere, oggi abbiamo il GPS, dei dati di GPS, puoi avere tutte le informazioni che vuoi, in base a quello fai le tue considerazioni. Se hai deciso di seguire una certa programmazione, cerchi di guardare se la programmazione che hai pianificato è quella che effettivamente sta venendo fuori. Se vedi delle deviazioni che non erano aspettate, vai a vedere cosa hanno fatto prima e così via. Quindi è un metodo come tanti, sì, oggi sono i GPS, poi per la frequenza, l'RPE, poi ognuno sceglie quello che ritiene giusto. Non sono un fan delle metriche, dei numeri presi tanto per essere presi, cioè secondo me se un numero è utilizzabile dall'allenatore e ci trova un'utilità va bene, se non lo trova utile o non lo capisce è tempo buttato.